Innanzitutto dobbiamo ringraziare il governo dimissionario, il Presidente del Consiglio Draghi, perché questo governo ha mostrato grandissima attenzione e sensibilità nei confronti della ricostruzione post-sisma del Centro Italia. Lo stanziamento del fondo complementare di 1.780 milioni, lo stanziamento di 6 miliardi di euro per la ricostruzione privata, la stabilizzazione del super bonus per le aree sisma fino al 2025 ed altre misure. Quindi adesso, proprio in virtù di queste misure e delle altre che abbiamo adottato, non possiamo fermarci, dobbiamo proseguire, dobbiamo andare avanti, come anche il Presidente della Repubblica ha invitato a fare all'intero governo, e quindi è un momento molto delicato, si va avanti. Gli ostacoli figli di questa stagione così difficile, l'esplosione dei prezzi, il caro energia, il 110%, sono stati, nei limiti in cui c'era possibile, superati con l'ordinanza sui prezzi. La ricostruzione è oggi ancor più attrattiva, competitiva per le imprese e per i professionisti. Io mi auguro che gli stessi vogliano rivolgere di nuovo la loro attenzione, le loro energie, il loro impegno sulla ricostruzione. Si sa, il tema che si è posto nell'ultimo anno è stato invece il 110% in altri territori, e noi non possiamo costringere professionisti e imprese a lavorare in un posto piuttosto che in un altro. Quindi io mi auguro fortemente che si possa tornare a investire energie su questo territorio, perché il governo dimissionario, che ringrazio, il Presidente del Consiglio Draghi, hanno stanziato risorse importanti che abbiamo iniziato ad utilizzare, i 6 miliardi di euro per la ricostruzione privata, il fondo complementare che abbiamo programmato, 1.780 milioni, il super bonus fino al 2025, che va utilizzato.